Sul canale qui è Massimo Re, andiamo a studiare la situazione perché oggi non sarò live, ma vi faccio una registrazione. Sono le 11:40, quindi andiamo a vedere lo scarico che sta avvenendo sui mercati, soprattutto sulla scia di un possibile, quasi ormai sicuro, guerra Russia-Ucraina e anche la riunione della Fed a porte chiuse che ci sarà oggi, che darà sicuramente un esito per il prossimo futuro in merito ai tassi di interesse e quindi per placare l'inflazione al 7,5. Andiamo a studiare. Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è sempre Massimo Rea. Oggi andiamo a cercare di capire come siamo messi, partendo da Bitcoin che non sta seguendo gli indici che stanno scaricando perché abbiamo trovato un supporto che vi ho mostrato anche nel video di ieri, quindi andatevelo a visionare lo studio che vi ho fatto vedere ieri sul canale YouTube. Come vedete qui siamo supportati da questo POC, vediamo se terrà e quindi vedremo un tentativo di attacco ancora all'area dei sellers, oppure se continuiamo a scaricare e andare a fillare questa candela inefficiente. Andiamo a vedere anche la dominance di Tether che sta entrando nell'area di resistenza, la prima. Se venisse rigettato, significa spostamento di liquidità verso le cripto più volatili, quindi togliendole dalle stablecoin, mentre per quanto riguarda la market cap generale siamo stati respinti da questo livello, entriamo nell'area dei minimi precedenti, vediamo se anche qui troviamo un supporto valido. Poi se andiamo a guardare Ethereum, da dove è stato respinto dal POC più forte, stiamo andando verso anche qui questi minimi precedenti, vediamo se dopo aver fillato questa candela inefficiente avremo un punto di ripartenza per andare a rompere questi massimi che non sono stati ancora violati. Poi, per quanto riguarda appunto Nasdaq a livello logaritmico, siamo in flessione dalla parte alta di questo mega canale dal 2009. Era piuttosto prevedibile visto che eravamo ai massimi assoluti. Ora bisogna vedere se la flessione sarà effettivamente fino alla base di questa struttura. Come anche l'S&P che alla parte alta di questa struttura ha una flessione, vediamo se anche qui arriveremo alla base. Poi, se andiamo a zoomare la situazione, l'S&P sta andando a ritoccare il POC più forte che lo ha salvato già la prima volta. Vediamo se avranno forza questi buyers di difendere ancora. Se non dovesse essere così, sarà come vi dico ormai da tante live, dove questa è la prima gamba ribassista, ritracciamento, e avremo un'ulteriore gamba ribassista. Poi, per quanto riguarda il Nasdaq, stiamo tornando verso questi minimi precedenti, che sono anche questi massimi. Qui siamo stati respinti dal POC più forte che vi ho evidenziato più volte sul canale, sapete benissimo. Ora vedremo se andiamo a rompere questi minimi, allora il prossimo salvataggio probabilmente saranno 1 a livello di questo spike, 2 sarà il POC più forte di tutta l'area. Se questo non salverà il tutto, sarà ovviamente una correzione più importante. Anche qui impulso, ritracciamento e vedremo se ci sarà un impulso più importante. Poi per quanto riguarda invece l'Italia siamo in flessione, quindi l'Europa se dovesse essere coinvolta in questo conflitto, visto che l'Ucraina tenta di entrare nella NATO, significa che la guerra sarà Russia versus Europa. E questo che cosa comporta? Ovviamente problemi sulle materie prime, con il grano, che è uno dei grandi fornitori, la Russia, per quanto riguarda l'Europa. Per quanto riguarda il gas naturale, questo starà a indebolire tutti i mercati europei in merito a questa situazione. Anche il DAX sta flettendo, stiamo arrivando alla base di questa struttura, sarà l'ultimo livello di salvataggio. Se questa struttura, che sono la statica precedente e la dinamica precedente dei minimi precedenti, se non terrà questa, vedremo un'ulteriore correzione, anche perché qui si è formato un test e spalle. Poi, per quanto riguarda il petrolio, che ha accelerato molto quando si è in pericolo di conflitti, il petrolio è sempre toccato da situazioni geopolitiche. Eravamo arrivati alla parte alta della struttura dove siamo stati respinti, abbiamo trovato questo supporto di quest'area che vi mostro da anzi tempo, abbiamo rotto il canale, stiamo ritestando da sopra, vediamo se terrà e andiamo verso la struttura che vi evidenzio da un po', oppure se dopo questo mega impulso andiamo a ritracciare.
Vediamo anche il dollaro che si rafforza in queste fasi, andiamo verso la resistenza più importante, vedremo se verrà respinto e quindi questo sarà una distribuzione con questo uptrust, quindi distribuzione di Wyckoff, oppure se andiamo a rompere e a rafforzarci ancora, visto le politiche monetarie che potrebbero essere attuate con maggior forza da parte della Fed. Poi abbiamo invece il petrolio, scusate, l'oro, che finalmente rompiamo questa struttura, ci stiamo appoggiando sopra, ora dobbiamo confermare la rottura e restarci e tentare nuovi massimi. Questa è la situazione attuale, spero che questo aggiornamento vi sia utile. Lasciate un bel like, anzi spolliciate come vi dico sempre. Ciao a tutti da Massimo Rea.